Chiamo Bruno Dominga e abito ad Arezzo. Faccio l'antiquario da tanti anni. Ho un mio negozio qui in Corso Italia 30, e aperto nel 1987, già cominciano a essere un pochino di anni. Io sono nata all'estero, sono nata a Montevideo, e per cui per me a 20 anni era tutto nuovo. E da allora ho cominciato così, dalle prime cose, a vedere un laboratorio, a innamorarmi dell'antiquariato. Allora era la ricerca, l'acquisto dei mobili, andare a comprare. E da lì dopo, nell'87, abbiamo deciso di venire ad Arezzo e aprire questo negozio. E in questo momento un pochino particolare, però si cerca di essere competitivi e accontentare tutto il pubblico, che cambia tanto, cioè come il mondo è cambiato e cambia anche la moda dell'antiquariato. Quando abbiamo iniziato, la fiera era molto importante dal punto di vista di quantità di espositori, e questi espositori portavano anche dei commercianti da tutta Italia. I mobili erano in stile, inquadrati in certi limiti di antiquariato, cioè 500, 600, ecco. Allora veniva molto accreditato il prezzo a un'alta epoca. Ora, negli ultimi anni, questa valutazione è venuta un pochino a mancare, anche perché la moda e i tempi sono evoluti, è cambiato il mondo, e anche oggi i giovani si affacciano sempre all'antiquariato, però si affacciano in un modo più semplice. Per cui dobbiamo cercare di trovare anche delle cose che siano molto più aggiornate, non moderne, perché noi facciamo gli antiquari, però cercare comunque di fare che questi oggetti antichi siano più leggeri di quello che erano in passato. Qui si è sempre trattato di cercare mobili e oggettistica, andare a comprare nei mercati e anche a comprare, anche avere colloqui e incontri con dei commercianti. Questi commercianti andavano direttamente nelle case che vendevano delle cose, come oggi può capitare, anche oggi, che ti telefonano, ti dicono: oh, vi interessa questo, non vi interessa quell'altro. Ecco, allora era fine anni 70, eccetera, era questa, che allora era magari il lavoro era molto più veloce, e oggi è un pochino più lento. Ecco, i mobili arrivano così, si va, si cerca, si compra, si porta, si valuta i prezzi, si valuta i clienti a cui possano interessare. Si fa molto a occhio, diciamola così, si va a mestiere, noi diciamo, in gergo si dice il mestiere. Ecco, che ti porta avanti è quello, la conoscenza degli oggetti, il saper dire questo è porcellano e ceramica, insomma. Magari oggi gli oggetti sono diventati più piccoli di dimensioni, sono diventati, cioè vanno cose molto più ridotte di dimensioni, ecco, per dire, invece di una credenza. Noi diciamo, una volta erano molto ricercate le credenze di 2,5 metri, 3 metri, grandi, cioè di certe dimensioni, le sacrestie, eccetera. Oggi invece va il tavolino, il piccolo tavolino, il secretaire però di certe dimensioni, piccolino. Ecco, il giovane oggi vuole cose diverse, delle belle specchiere dorate o anche l'argentato, cioè. Io una volta avevo dei clienti, cioè spesso dei clienti che venivano tanto da Napoli o da Palermo, ad esempio, cioè avevano degli ambienti enormi, bellissimi, cioè, e per cui si potevano permettere delle cose, delle dimensioni che, ma anche qui noi non tanto, ecco. Il commerciante, anche l'antiquariato, ecco, anche quello, anche i quadri importanti di dimensioni, dipende anche dalla città in cui, o il paese in cui abiti, cioè certe cose però non hai le dimensioni ambientali per farle apprezzare. C'era una volta che ti innamoravi veramente degli oggetti e, oltre al valore in se stesso economico, dicevi: non importa, non lo voglio vendere perché mi piace, lo voglio tenere, ecco. Tantissimi anni fa era capitata una bellissima cassapanca piccola, antica, molto molto bella. Ancora la vedo perché era splendida,
Allora vedere queste in genere era un'epoca in cui ecco le cassapanche erano grandi cassoni. La comprarono delle persone splendide. E era una coppia giovane allora. E onestamente quella mi dispiacque tantissimo. E così anche tanti oggetti, che negli anni, questo discorso l'abbiamo fatto in tanti, tante volte.